Lo dimostra nel servizio ferroviario che sino a qualche anno fa era rappresentava la Cenerentola d'Italia. Oggi rappresentiamo una delle eccellenze, perché abbiamo una delle flotte più giovani d'Italia. Di questo ne andiamo orgogliosi e diciamo anche grazie a Trenitalia. Lasciamo una Sicilia che è diventata la più importante stazione appaltante del sud Italia, con una aggiudicazione di gare di opere di circa 3 miliardi di euro nel 2021. Ed è una delle più importanti in Italia. Quest'anno in più a questo aggiungiamo non soltanto l'apertura di centinaia e centinaia di cantieri in tutta la Sicilia, ma anche del miglioramento dei servizi. Presentare oggi 22 nuovi treni bimodali, cioè elettrici e a diesel, dopo aver messo in esercizio 25 nuovi treni pop elettrici, è una grande soddisfazione e significa che la Sicilia sta cambiando e in meglio. Assessore, si sa già dove verranno utilizzati questi treni, su quale tratte? Certamente, lo abbiamo detto, verranno utilizzate innanzitutto nelle tratte più penalizzate. Mi riferisco alla Sicilia occidentale, al Trapanese, mi riferisco al sud-est, ad esempio nel Siracusano, Ragusano e Niseno, ma ci riferiamo anche alle tratte, alle direttrici principali che sono la Palermo-Messina, la Messina-Catania e la Catania-Palermo. Trenitalia ci ha garantito che entro l'estate entrano in funzione i primi treni. Io sono convinto che Trenitalia ci stupirà e farà arrivare i primi tre treni alla fine di giugno. Dopodiché noi possiamo dire che ogni mese possiamo portare da 2 a 3 treni. Entro il 2022 l'intera flotta dei 22 treni arriverà in Sicilia.